Siamo con la dottoressa Carmela Savastano, vicepresidente SIDO, e con Patrizia Biancucci, che sappiamo è la coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici di Torino E socia SIDO. e socia SIDO. La sua presenza qui a Caserta vuol dire che la SIDO ha mostrato interesse al tema proposto. Le sembra che il dibattito di oggi sia stato proficuo? Sì, prima di rispondere alla sua domanda vorrei precisare che io sono vicepresidente SIDO eletto per il 2008-2009. E che la mia presenza qui, a parte che portare i saluti dell'attuale presidente SIDO, il professor Laino, e del futuro presidente SIDO, dottor Claudio De Nuccio, la mia presenza qui è perché io da sempre personalmente sono stata molto sensibile ai temi della professionalità femminile e in particolare dell'essere donna medico. La fortuna di avere un attuale presidente, il professor Laino, molto aperto e sensibile alle problematiche femminili, mi ha consentito di lanciare in SIDO una proposta proprio per aiutare le donne ortodontiste della SIDO ad avere un piccolo spazio in più per espletare al meglio la propria professione. Mi spiego, la SIDO è una società scientifica, è la più grossa società di ortodonzia d'Europa perché vede 3.500 soci. Allora, una società scientifica nel proprio statuto, uno dei propri scopi è quello dell'aggiornamento dei propri soci. Le donne da sempre devono combattere, quando le donne lavoratrici in particolare, le donne professioniste, con più compiti. Per cui una società scientifica, se vuole anche aiutare le proprie socie ad aggiornarsi, deve prendere in carico un piccolo contributo all'acquisizione di questo spazio. Quindi l'idea è stata quella di creare nel sito la proposta, e l'abbiamo fatto, di una specie di rete, di un network. Ad esempio, una delle prime proposte è il SIDOMAT, cioè la possibilità di creare elenchi di nomi regionali o, se possibile, nel futuro provinciali di socie che sono disposte a sostituirsi l'una con l'altra in caso di necessità. Il Uno scambio tempo. SIDOMAT, esatto, uno scambio di ore di lavoro che può essere richiesto per motivi classici come la maternità, malattia dei figli o anche per l'aggiornamento. Riferiamoci Un a, altro diciamo che ci esempio, riferiamo alla libera alla professione, di libera cui professione, oggi si è parlato che un po' un po' meno. meno perché ovviamente le problematiche E le libere sindacali della professioni sono professione diverse. sono completamente diverse. Ecco perché diciamo, perché una società scientifica fa questo? Proprio per aiutare le proprie socie ad avere un pochino più di spazio per potersi aggiornare. Un'altra proposta è il Sido Mentore, un elenco di socie o soci per carità disponibili a essere consiglieri, perché il libero professionista in genere può essere un pochino più isolato, non sa con chi consigliarsi, con chi discutere i trattamenti di alcuni casi e quindi il Sido Mentore è un elenco di soci più esperti, con maggiore anni, diciamo, di lavoro, no? Disponibili a discutere con dei soci un po' più giovani o anche coetanei che però hanno piacere di discutere, sì, Scambiare scambiare delle. opinioni sui Mi trattamenti. sembrano proposte molto concrete Sì, io sono una persona molto e che concreta, vanno nella direzione sì, giusta, sì. però. Esatto, un'altra proposta è la Sido Box, cioè una raccolta libera di proposte, di idee che vengono da tutti i soci e che possono dire ma perché non facciamo questo, non facciamo quest'altro, però c'è l'apertura della società a raccogliere queste proposte. La società è sempre stata sensibile alle esigenze, ad esempio qualche anno fa facevamo il baby parking durante i congressi, cioè proprio perché Tutti i miei complimenti. Quando un eccoci congresso ha il baby parking vuol E dire che ancora c'è cerchiamo un di farlo. Consideri che per queste cose ci vogliono, ahimè, fondi, soldi. soldi, Ahimè, cioè soldi. risorse, certo. Noi ci siamo organizzati chiedendo a volte se c'è la necessità del baby parking, perché capisce che se un certo numero di soci lo chiede, viene organizzato, qualora non si trovi la sponsorizzazione. Se
se sono pochi effettivamente sono dei costi che vanno a... Però c'è sempre stata questa sensibilità. Dicevamo prima che l'odontoiatria è una professione prevalentemente, una branca della medicina che si esprime prevalentemente nella libera professione. Le donne nella libera professione di solito fanno più fatica, è vero? Sì, è vero in particolare, però hanno delle, diciamo, delle chance, tipo la gestione migliore dei propri orari, la gestione delle proprie giornate, anche il buon rapporto con il paziente consente, qualora ci fosse una necessità improvvisa, a spostare gli appuntamenti, perché poi si ha la disponibilità a riceverli quando semmai ne hanno un'urgenza. Cioè è una gestione un po' più facile dell'organizzazione del lavoro a libera professione. È certamente più difficile portarla avanti a livello di confronto sul mercato. Certo. Ecco perché le donne devono essere aiutate a aumentare il loro aggiornamento, alla formazione continua, proprio per avere dei supporti maggiori al loro portare avanti la professione. Le proposte che vengono da Sidono potrebbero essere esportate? Qualcuna di queste mi sembra esportabile. Io ero presente all'ultimo congresso quando abbiamo avuto questo incontro. Abbiamo fatto il primo incontro Sidonne, l'ha chiamato. È anche molto simpatico, di fantasia. Devo essere sincera, mi sono un po' meravigliata perché, dico, doveva arrivare la Carmela Savastano per smuovere un po' gli animi, dal momento che la maggior parte degli operatori, cioè delle professioniste in ortodonzia, sono donne. Diciamo siamo arrivati quasi al 50% dei soci. Che il 50% sì, adesso indipendentemente dai soci, ma l'ortodonzia è ormai quasi... Sì, insomma, generalmente sono le donne, quindi... però insomma intanto abbiamo cominciato, io ho aderito subito con grande entusiasmo e direi che lo spunto c'è e quindi adesso ci coordiniamo anche con Sido, con Andy, insomma faremo questa rete che diventerà una specie di tela di ragno e lì probabilmente in questa tela di ragno incapperà qualche moscone maschio. Buon lavoro!